benvenuti a Virgilio News, il redazionale dell'Alto Mantovano e della Bassa Bresciana. Oggi andremo a Palazzo Bondoni Pastorio di Castiglione delle Stiviere, una casa museo nella quale sono state aperte le ultime tre stanze dell'ultimo piano e dove è stata allestita una mostra dedicata al generale Tellera. Vediamo il servizio. Palazzo Bondoni Pastorio è una casa museo che attraverso arredi ed affreschi racconta la storia della famiglia Bondoni Pastorio e al tempo stesso si propone come una vetrina della storia di Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano. Con l'apertura delle ultime tre stanze dell'ultimo piano, il museo è ora completamente restaurato ed aperto al pubblico. Oggi si inaugura con l'apertura delle ultime tre stanze al secondo piano per intero il museo. Il museo di Palazzo Bondoni Pastorio è stato completamente restaurato e ora completamente aperto al pubblico. Sono sette sale più il grande salone da ballo. Ed è un patrimonio di memorie storiche conservate qui a Castiglione che viene messo a disposizione della cittadinanza. In particolare queste tre stanze all'ultimo piano riguardano il Novecento, il mondo femminile e infantile, coi giochi e i ricordi di infanzia che si sono accumulati nel corso delle generazioni in questa famiglia, e l'archivio biblioteca viene reso accessibile al pubblico, l'importante archivio della fondazione di Palazzo Bondoni Pastorio. Abbiamo quindi nel giro di 4 anni, grazie al concorso delle istituzioni, della soprintendenza ai beni architettonici del comune e della regione, vari soggetti pubblici e alcuni sponsor privati, e soprattutto grazie allo sforzo della fondazione, abbiamo reso fruibile questo palazzo che da 6 secoli è proprietà della stessa famiglia e quindi crediamo rappresenti un'importante memoria per il territorio. Dal 1 aprile presso il Museo Bondoni Pastorio è allestita un'interessantissima mostra dal titolo La Libia Amara del generale Tellera. Nonno materno di Maria Simonetta Bondoni Pastorio, generale Giuseppe Tellera fu il più alto grado dell'esercito italiano, morto combattendo durante la Seconda Guerra Mondiale. Con la stessa occasione viene inaugurata una mostra dedicata al generale Giuseppe Tellera, il cui archivio è depositato presso la Fondazione. E il generale Tellera è il più alto grado dell'esercito italiano morto in combattimento durante la Seconda Guerra Mondiale e in realtà uno degli ufficiali più alti morto nelle guerre moderne. Comandava la 10ª Armata e morì ad Agedabia in Libia il 7 febbraio del 1941 nel tentativo di difendere la Cirenaica contro gli inglesi. In realtà il libro e la mostra parlano di questo ufficiale consapevole del disastro a cui l'esercito italiano andava incontro, che nel 1940 tentò di tutto per rimandare o scongiurare la guerra. Abbiamo trovato anche documenti che testimoniano del fatto che si cercò di rimuoverlo perché era scomodo in questo. E nonostante tutto, purtroppo per lui non fu rimosso, restò al posto di comando, chiuse la ritirata e morì durante la ritirata, mentre Graziani, ad esempio, scappò praticamente nella stessa occasione, lasciando a Tellera la responsabilità di condurre le operazioni. Pubblichiamo un libro, lettere inedite, molto interessanti, che documentano questo sforzo fatto al generale Tellera prima della propria morte in battaglia di scongiurare, allontanare una disfatta che a lui come tecnico sembrava che non si potesse più ovviare, che invece fu voluta in realtà dalla politica del governo di Mussolini, del governo fascista interventista, che pensava di sfruttare politicamente e diplomaticamente una guerra molto breve. Come sappiamo non andò così.